Parliamo anche con Armando Prisco. Armando, una sconfitta che fa male questa del Bergo. Molto, molto. E ora bisogna solo ripartire, che mercoledì ci aspetta un'altra partita importantissima contro una squadra che non so cosa ha fatto oggi. Sa che ha perso anche oggi a Prosecco. Quindi ancora un'altra battaglia, visto che anche loro vorranno uscire dal loro momento, visto che so che anche le altre partite precedenti non è che stiano andando bene. Allora dobbiamo subito archivare subito questa prestazione, magari riparlarne ancora domani per qualche errore individuale, dove io stesso mi dico responsabile assolutamente sul primo gol. E poi chiudere completamente, ripartire mercoledì, ci aspetta una gran battaglia, punto. Esaminando questa gara, però, insomma, sembra che si riproponga sempre lo stesso problema. Pergo cerca di attaccare e fare la partita, ma subisce inesorabilmente contropiede e gol, come oggi e come altre partite. Sì, però sicuramente oggi abbiamo rischiato meno, perché il primo tempo, non mi ricordo, un gran Pergo, cioè, abbiamo fatto benissimo, poi siamo calati, penso per il caldo ci sta, infatti loro sono usciti fuori nel momento in cui noi siamo calati. Non pensi che la traversa colpita da loro, dopo il buon inizio, le prime difficoltà abbiano creato qualche paura psicologica nella squadra? Assolutamente, assolutamente. È stato il caldo, non penso proprio la squadra, no. Noi siamo tutti, abbiamo tutti dentro la nostra forza e sicuramente una traversa non ci impaurisce.